Benvenuti a bordo, viaggiatori! Sono Grizzly e questo è Diario di Viaggio on the road, edizione poco tempo per troppo maltempo. Sarà un episodio piuttosto breve. E proprio di maltempo parliamo. Alla fine di ottobre 2021, tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre 2021, la costa est della Sicilia è stata colpita dal cosiddetto uragano Medicane, una situazione che ha portato un'allerta meteo rossa con gravi condizioni meteorologiche. Abbiamo avuto pioggia molto forte, abbiamo avuto venti fino a 70 km orari e purtroppo abbiamo avuto anche tantissimi danni. Sicuramente avrete visto molte immagini delle situazioni più complesse che hanno riguardato Siracusa e Catania soprattutto, anche in molti telegiornali nazionali, anche perché c'erano moltissimi giornalisti. Letteralmente, a un certo punto avevamo finito un intervento, stavamo facendo rendezvous con un'altra squadra, mentre arrivavamo a un incrocio fermi a un semaforo rosso, un tizio scende da un'auto facendo segnale al collega che sta guidando. Il collega abbassa il finestrino, «Sì, mi dica! Scusate, dove state andando?» Presi un attimo dal a fare un intervento, ovviamente! Sì, siamo della 7, possiamo venirvi dietro! Seguiteci! Quindi c'è stato anche questo. Tra l'altro, questo maltempo è durato diversi giorni, 4-5 giorni, e lo strascico dei danni si è portato avanti per giorni aggiuntivi. Dopo l'ultimo giorno di pioggia, l'ultima notte di pioggia, la mattina che il tempo sembrava essersi un attimo stabilizzato, c'era ancora un po' di vento, abbiamo avuto raffiche fino a 70 km orari, ma quella mattina, e vi parlo dell'alba, delle 4 del mattino, sembrava essersi un attimo calmata la situazione, però avendo piovuto per tutta la notte io non sono andato in pista ciclabile, perché dopo il diluvio in pista ciclabile ci si può andare solo col kayak. Mi ero comunque svegliato e ho fatto la doccia alle 4:20 così del mattino, mi suona il cellulare di servizio e un collega mi dice che devono andare a fare un soccorso in gommone, tirare fuori delle persone dalla casa e se posso venire con loro. Quindi mi unisco a loro e ho filmato questo soccorso con la GoPro sull'elmetto, e abbiamo fatto un piccolo montaggio delle immagini di questo soccorso con le registrazioni delle comunicazioni radio di tutte le squadre durante la notte dell'emergenza, e ho donato questo video al canale YouTube di Siracusa Emergenza, quindi vi faccio vedere quel video, lo lascio linkato sul doobly-doo e sulla scheda. Sono immagini da un soccorso all'alba, poco prima delle 5 del mattino, in una zona poco fuori Siracusa, e sotto sentite comunicazioni radio registrate durante il corso di tutta la nottata. Durante alcuni momenti della situazione di emergenza, come ho l'abitudine a fare, ho pubblicato alcune foto e alcuni video sul mio profilo Twitter, e questo è stato utile perché subito sono stato contattato in privato o nei commenti da diverse agenzie di stampa che mi hanno chiesto se potevano utilizzare le mie foto e i miei video, ma anche perché sono stato contattato in messaggio privato da un gruppo di persone che sono dei volontari, non dei volontari di soccorso, ma dei volontari di un gruppo che si chiama Creative Society, un gruppo che sta organizzando, o se vedrete questo video dopo il 4 dicembre, ha organizzato una conferenza a proposito dei cambiamenti climatici, una conferenza online di cui adesso vi parlo, e mi hanno chiesto se potevano intervistarmi brevemente per aggiungere anche un mio contributo a tutta una serie di materiali filmati che stanno raccogliendo, e a una serie di contributi che stanno raccogliendo da presentare in questa conferenza, e mi hanno anche chiesto di realizzare un piccolo promo di circa un minuto in cui parlavo, mi presentavo e parlavo di questa conferenza. Ho realizzato entrambe le cose, ho mandato loro del materiale video e ho mandato loro questo breve promo. Entrambe le cose sono in lingua inglese, mi hanno detto che mi faranno sapere, perché non è detto che venga utilizzato questo materiale, però mi hanno dato l'autorizzazione ad utilizzare il video promozionale, l'hanno rimontato con il loro marchio e con le loro informazioni, quindi ho deciso intanto di pubblicare il video promozionale, visto che è in inglese, sul mio secondo canale in inglese, trovate il link di questo video sul doobly-doo e sulla scheda. Fondamentalmente la conferenza, intitolata «Global Crisis – Time for the Truth», andrà in onda, letteralmente, perché è una conferenza online, il 4 dicembre 2021. Ripeto, se guardate questo video dopo, è andata in onda online il 4 dicembre 2021 alle 15 ore di Greenwich, le 16 ore italiana, tradotta simultaneamente in 100 lingue, una conferenza dedicata al fenomeno del cambiamento climatico. Quello che vi presento è il mio video di presentazione della conferenza che mi hanno chiesto di fare, e
successivamente, dopo il mese di gennaio, se non avrò specifiche notizie, pubblicherò sempre sul mio secondo canale in inglese anche l'intervista che ho realizzato per la Creative Society. Dato che ho mandato loro solo i video delle risposte, farò un piccolo edit in cui aggiungo anche le domande, ovviamente, e questo avverrà a gennaio 2022, salvo diverse organizzazioni da parte della Creative Society, ma non dovrebbero esserci grossi problemi. Detto questo, concludo, io vi ringrazio per avermi seguito, vi ricordo di mettere pollice in alto, iscrivetevi al canale, e noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!